Mister Giovanni Iacono, una partita finita in pareggio che però all'inizio ci aveva visti trionfanti, anche in onore del capitano Sekoum, che con cui abbiamo osservato il silenzio per la scomparsa del padre, ma purtroppo lo Sciacca poi si è portato in pareggio. Un esame di questa partita? Credo che l'abbiamo giocata, del mio pare, è stata una partita aperta da parte loro, da parte nostra. Abbiamo trovato il gol subito all'inizio del secondo tempo, poi ci siamo un po' tirati indietro e quindi abbiamo sofferto un po' su un errore nostro, con una palla nostra. Abbiamo regalato a loro un calcio di punizione, ma poi ci hanno fatto gol sul calcio di azione. Queste partite poi li giochi, prendi due pali, prendi il rimbalzo sulla linea, poi rischi pure di perderla, che se loro l'ultimo contropiede lo fanno per benino, rischi pure di perdere la partita. Però credo che non si può dire niente ai ragazzi, l'hanno giocato alla grande, hanno lottato fino all'ultimo, al 93esimo abbiamo preso un altro palo, quindi dico alla fin fine magari qualche cosa rimproverare sul piano del gioco dopo che abbiamo fatto i gol, ma questa è una cosa che dobbiamo correggere tante settimane. Credo che non ci sia niente da dire, purtroppo per ora gira così. L'importante è sempre crederci, l'importante è sudare la maglia, l'importante è lavorare, l'importante è sapere sempre il nostro obiettivo qual è, quello che dobbiamo raggiungere. Certamente ti dispiace per i tifosi, ti dispiace per la società, perché ci sentivamo che potevamo fare qualcosa meglio, ma più di questo non possiamo fare. Come sempre finisco la partita in 4-5 juniores, quindi ci dobbiamo anche accontentare di quello che ci passa al convento.